punti di forza di Sogno Italiana è senza dubbio la capacità di seguire le esigenze e i sogni, diciamo, anche dei grandi architetti. Da sempre, quindi da più di 40 anni, ormai l'azienda è votata un po' ad ascoltare soprattutto le esigenze progettuali di questi grandi architetti che un po' ci seguono da tutto il mondo. E la disponibilità significa soprattutto l'attitudine alla ricerca, a sperimentare, a provare cose nuove. Spesso in azienda ci ascoltiamo nel senso di avere sete di conoscere, di raccogliere appunto i sogni e anche, diciamo, i desideri più strani che un progettista vuole mettere poi in pratica e quindi riuscire a dar vita, insomma, in maniera concreta. Per cui a livello progettuale nostro interno nel laboratorio, qui siamo appunto, diciamo, nel nostro cuore pulsante, no, dell'azienda, perché è un po' da questo locale, da questi spazi che nascono le nuove idee. E come possiamo vedere sul tavolo abbiamo tantissimo colore, tantissime combinazioni, accogliamo spesso gli architetti a lavorare insieme con noi, per cui li facciamo venire qui e mettiamo le mani in pasta insieme e proviamo combinazioni, aggiungiamo ingredienti che magari anche noi stessi non avevamo pensato, non avevamo preso in considerazione, e si prova insieme. E questo è appunto, credo, il nostro punto di forza in assoluto e che ci ha permesso di entrare nelle grazie della progettazione o dei grandi studi. Abbiamo fatto progetti in tutto il mondo, anche di grande portata, di grande prestigio. Cito per esempio la metropolitana di Dubai, che abbiamo fornito ormai nelle stazioni, la pavimentazione delle stazioni in più fasi. L'ultimo è stato appunto la fine dello scorso anno per le stazioni che portano all'Expo di Dubai aperto in questo periodo. E in questo caso, per esempio, abbiamo studiato insieme ai progettisti 26 colori speciali. 26 colori significa per noi comunque una media di prove di 4-5 colori prima di arrivare a quello desiderato, per cui immaginiamo, moltiplichiamo il lavoro e i campioni che sono stati fatti per un unico progetto e lo moltiplichiamo per i progetti che abbiamo fatto, che facciamo nel mondo. Quindi qui in laboratorio abbiamo 3-4 persone che lavorano 8 ore al giorno per poter appunto seguire i sogni degli architetti.